capo bastone. Agagagagra. Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come va? Spero tutto bene. Vi starete sicuramente chiedendo come mai siamo di fronte a questa orda di barbari. Beh, devo rispondere a un mio fans che ha appena iniziato a giocare a Rise of Kingdom. E quindi, siccome io sono un dio buono, oltre che misericordioso, andrò ad aiutare oggi questo amico. Everdream mi scrive: capo, ho bisogno di un consiglio. Mi trovo all'inizio del gioco, tra parentesi, server aperto da meno di 2 settimane, quindi un server embrionale. Sono al VIP 3 ed il secondo operaio mi costa 150 gemme ogni 2 giorni. Attualmente ho 12.000 gemme. Mi consigli di spendere 10.000 gemme per raggiungere il VIP 6 e avere il secondo operaio, tra parentesi, più 2 teste d'elite per potenziare Sarkha, Costanza e Gaius? Oppure di aspettare qualche settimana, mese che inizi l'evento Morden Gems e attualmente spendere 150 gemme ogni 2 giorni? E allora, caro amico, io ti ho già risposto sotto il video, perché io non sono un sopravvalutato di merda che non risponde, e ti ho già indicato la via retta di Damasco, ma per tutti quelli che non hanno visto il commento, risponderò anche qui. Praticamente il tuo obiettivo adesso è appunto arrivare al VIP 6, perché devi sbloccare assolutamente il secondo costruttore. Il secondo costruttore è fondamentale nella tua vita, perché ti permette di fare il doppio delle costruzioni, ovviamente impiegando la metà del tempo, perché se tu hai solo un costruttore e magari una struttura ti richiede 12 ore, tu per 12 ore non puoi fare un cazzo, mentre in quelle restanti 12 ore con un secondo costruttore potresti portare avanti un'altra struttura e quindi dimezzare i tempi. Ovviamente non ti consiglio assolutamente di prenderlo a pagamento con le gemme, perché chiaramente è una truffa, spenderesti gemme a caso, ma ti consiglio di buttarle sul VIP. Una volta che sei arrivato al VIP 6 puoi iniziare a godere, perché i 2 costruttori sono veramente fondamentali, soprattutto all'inizio, perché poi verso la fine del gioco alla fine ti fai una struttura alla volta, quindi può anche andare, ma all'inizio ne hai bisogno, perché portare tutte le volte, e si cresce molto bene se stai in un'alleanza forte, le strutture a, non so, 5, poi al 6, poi al 7, e se hai 2 costruttori fai il doppio. Poi un altro consiglio che ti posso dare chiaramente è di non sfruttare il Morden Gems adesso, perché è inutile sfruttarlo. Tu hai ad esempio 12.000 gemme, no? Il Morden Gems si sviluppa su 2 giorni e ogni giorno appunto devi spendere 25.000, per un totale di 50.000 gemme in 2 giorni. Se tu ne spendi ad esempio solamente 10.000, non arrivi al Morden Gems necessario per sfruttarlo a pieno. Mi spiego meglio, guarda qui. Vedi, questo è l'evento Morden Gems. Io il secondo giorno che lo faccio ho speso tutto. Se tu dovessi spendere 10.000, arriveresti a prendere solamente 5 teste d'oro, ti fermeresti a 7.000. Ma se ne spendessi 12.000 ti fermeresti qui. Però non potresti prendere ad esempio le 8 teste, perché non ci arriveresti adesso. Quindi è inutile aspettare, adesso devi crescere, quindi usalo. Tanto i Morden Gems servono quando hai una quantità industriale di gemme. Però per sfruttarlo meglio devi avere praticamente tutte le 25.000 quotidiane per 2 giorni, altrimenti ti perdi proprio il clou, ti perdi le 8 teste, e quindi è inutile farlo a metà. Per adesso spendile tranquillamente per il VIP, poi più avanti ti farai il Morden Gems. Altri consigli che ti posso dare, visto che sei in uno strato embrionale di server, è quello di farti appunto i barbari, perché sono importantissimi. I barbari sono fondamentali. Io all'inizio facevo solo barbari e ho messo via una quantità industriale di risorse. Se io ti facessi vedere il mio inventario, ti verrebbero i capelli blu. E io non è che sono forte, io non sono fortissimo, anzi so 35 milioni appena fatti. Ma queste risorse che io non ho mai utilizzato andranno per le T5, che costano veramente un botto, una sfraccata di risorse. Quando poi le avrai, ma ancora è una cosa che non ci devi pensare adesso. Però devi pensare subito a mettere via un po' di risorse. Quindi fai i barbari, metti via le risorse e poi chiaramente cresci con tutti i personaggi del gioco. Ovviamente quelli di base che troverai nel primo mese, nei primi 2 mesi, li devi portare su tutti. E soprattutto per quanto riguarda le gemme, tornando al discorso gemme, ricordati che usciranno
le ruote dei comandanti. I primi sono fondamentali e se non li sblocchi poi sono cazzi. Tra cui, ad esempio, posso citare Riccardo I, YSG, ad esempio anche Gengis Khan, anche se è un po' più avanti e dopo il primo KVK. Però questi sono fondamentali, se li perdi sono cazzi, perché questi sono personaggi che sono, diciamo, facilmente skillabili, diciamo facilmente tra mille virgolette, perché comunque se ti ci dedichi in meno di un anno ne puoi sviluppare uno, se ti ci dedichi bene, se fai la via della seta, se stai in una grande alleanza, se fai tutti gli eventi, se non ti perdi nulla. Insomma, un po' un Kuroak, un po' la via della seta, sono 3, 4, 5 teste anche lì, un po' tutte le storie, poi il primo KVK, se riuscite a posizionarvi in maniera buona potete sfruttare anche un sacco di gemme e un sacco di teste con i vari capitoli delle pergamene. Insomma, giocatela così, giocatela sulla crescita. Adesso chiaramente devi accumulare gemme, accumulare risorse, soprattutto per il futuro, anche se adesso ti sembrerà di non... ti sembrerà di averne abbastanza di risorse. Fidati che man mano che sali ne chiederà sempre di più lo sviluppo della tua città. Ti dico solo che il muro al 25 ti costa una quarantina di milioni di pietra, che oggi per me sono una barzelletta. Ma quando avevo i farmer che non erano forti, ero sotto la guerra, ero con alleanze merdose che continuavano a scannarsi a vicenda, è difficile farmare. Quindi il mio consiglio è: cresci, vai avanti, continua la tua strada, metti via le gemme, metti via le risorse, sviluppa i comandanti e poi, per quanto riguarda il leggendario, sviluppane uno alla volta di leggendario. Non fare l'errore di buttare 10-15 teste qui, 20 teste di là, altre 10 di lì, perché poi non ne sviluppi più. Poi avrai i comandanti solamente a metà. Tanti like per Capobastone, noi ci ribecchiamo al prossimo video e viva la foca! Saluti, saluti, saluti! Tanti like per Capobastone, agagagagra!